Un robot indossabile per analizzare i movimenti, gli sforzi muscolo-scheletrici dei lavoratori, adottare buone pratiche per il corretto utilizzo delle proprie mansioni. È la scoperta, neanche a dirlo, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Che ci crediate o no, questo robot indossabile sta facendo un'analisi del rischio. Un'attività che consente di calcolare gli sforzi muscolo-scheletrici di ogni lavoratore e permette così di adattare le mansioni alla conformazione delle persone. Si chiama Smoothie ed è l'ultimo progetto in casa Scuola Sant'Anna di Pisa, realizzato in collaborazione con TIM. Con questo sistema si possono ricostruire i movimenti e gli sforzi muscolari compiuto da un lavoratore durante la movimentazione manuale, ad esempio di carichi pesanti. Sono già state condotte due sperimentazioni con altrettanti prototipi proprio su tecnici TIM, ma può essere applicato anche alla grande distribuzione, ad esempio una cassiera di un supermercato, oppure sui movimenti ripetitivi di un barista, e nel giro di un anno e mezzo il robot potrebbe essere immesso già sul mercato.